La CIA vuole essere protagonista di una nuova fase di internazionalizzazione dell'agroalimentare italiano. Per questo si prepara a vincere la sfida con Expo 2015, l'esposizione universale di Milano. Se ne è parlato nel corso di un incontro alla Fiera del Levante di Bari, organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Al convegno vi hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, il presidente nazionale della CIA Dino Scanavino, il presidente regionale della CIA Puglia Raffaele Carrabba e l'assessore alle risorse agroalimentari Fabrizio Nardoni. Quando parliamo di internazionalizzazione dobbiamo fare attenzione a ciò che minaccia il processo di internazionalizzazione. Occorre lavorare alla pace e alla ricostruzione del diritto internazionale. Senza un mondo che viva in una condizione di armonia è difficile fare l'internazionalizzazione, proprio perché diventa un percorso di guerra. Secondo, l'internazionalizzazione ha bisogno di un sistema produttivo che faccia il salto di qualità, che sappia modernizzarsi, che sappia uscire fuori, diciamo, dall'idea che ognuno per conto suo compete sulla scena internazionale. Terzo, i prodotti devono essere costantemente migliorati. L'Expo per la CIA rappresenta un'opportunità straordinaria ed una grande chance per il Paese, un'occasione per tornare a guardare al futuro con fiducia. Avremo uno spazio in Padiglione Italia per tutti i 180 giorni dell'iniziativa. Crediamo in questa iniziativa come un elemento fondamentale per accompagnare un processo di internazionalizzazione che l'Italia e le aziende agroalimentari italiane hanno già in atto. Come CIA Puglia ci impegniamo a far conoscere attraverso Expo 2015 le nostre imprese agricole, la passione e l'impegno degli agricoltori. Facciamo dei prodotti che vanno bene per tutti, perché noi ci stiamo adeguando ai gusti degli inglesi, dei russi, dei cinesi, ci stiamo adeguando per tutti perché c'è grande spazio e questa potrebbe essere una grande opportunità all'Expo. I dati della Puglia sull'esportazione sono più che positivi. Come regione continueremo a mettere in campo progetti tesi a valorizzare i nostri prodotti, le nostre cantine e le nostre aziende agrituristiche. Adesso dobbiamo essere, quindi abbiamo un prodotto di grande qualità, adesso dobbiamo essere bravi a promozionarlo, ad internazionalizzarlo. Per fare questo la Puglia ha messo nelle condizioni i nostri produttori di andare in giro per il mondo e quindi ha aiutato la Regione Puglia in termini economici, in termini anche logistici, di organizzazione, i nostri produttori a promozionare i nostri prodotti, ma dobbiamo fare di più.